Sabato 2 luglio a Giugliano cominciano i veri saldi di stagione. Ma dai, ormai si sa, sono i soliti sconti, quelli che trovi tutto l'anno. Eh no, mia cara, ti sbagli, ci sono saldi e saldi. È proprio vero, sabato 2 luglio a Giugliano, un'occasione unica per il tuo shopping. E non solo, mercatini, animazione, musica dal vivo, degustazioni enogastronomiche e tutti i negozi del centro aperti fino a mezzanotte. Un evento targato Coigas, Associazione Commercianti di Giugliano. 200 sanzioni elevate, diversi denunciati, sequestri, attività commerciali ed artigianali chiuse. Questo è il bilancio dell'attività della Polizia Municipale, che di concerto con l'Ufficio Ambiente e con il coordinamento della Procura di Napoli Nord ha creato una vera e propria task force per i reati ambientali ed ha avviato controlli a tappeto per individuare i responsabili dello smaltimento illegale di rifiuti e il loro incendio. Grazie soprattutto all'utilizzo di sofisticate telecamere mobili è stato possibile individuare una serie di soggetti che abitualmente smaltiscono rifiuti nelle campagne, in particolare nella zona di via Santa Caterina da Siena, nella zona di Ponte Riccio e in zona costiera, dandogli poi fuoco. La municipale, partendo dall'individuazione dei mezzi che hanno smaltito i rifiuti, sta tentando di risalire alla provenienza degli stessi. Le indagini utilizzano la rete di videosorveglianza comunale che consente un monitoraggio costante della città. Nella rete della municipale anche tanti cittadini sul tattor che modello, che a dispetto del servizio di raccolta domiciliare porta a porta si ostinano ad abbandonare sacchetti in strada. La polizia municipale nei giorni scorsi ha anche provveduto a potenziare il sistema di videosorveglianza con l'acquisto di nuove tecnologie per migliorare la qualità delle immagini provenienti da fototrappola e da telecamere mobili che vengono montate nelle campagne e nelle aree dove vengono smaltiti illegalmente i rifiuti per supportare le indagini di polizia giudiziaria.